Assessore, quello che va a concludersi è stato un anno importante per le politiche provinciali in materia di immigrazione. Penso a uno strumento messo in campo particolarmente rilevante, il piano convivenza approvato dalla giunta provinciale proprio su proposta del suo assessorato. È stato un passaggio molto importante perché si è data forma a quelle che sono le politiche per l'immigrazione. Il punto di partenza, la valorizzazione delle differenze è vincente, vincente per tutta la società, perché partire da un sistema in cui la diversità, la differenza di cultura, di provenienza diventa un valore, diventa un poter scambiare dei doni, delle ricchezze, è davvero poi per tutta la società un percorso emotivo di crescita. Di qui l'associazionismo, la crescita dell'associazionismo tra le organizzazioni, la rete tra le associazioni è stato un passaggio fondamentale. Aumentare i rapporti, la vicinanza, la conoscenza e poi tante soddisfazioni, tanti momenti anche artistici che hanno lasciato il segno nella popolazione trentina come tra le associazioni di migrantes. Il concerto di Dan Reichel, quello di Anthony Mazzella, quello di tutti i gruppi durante l'estate nella tournée, fino all'ultimo festival di danza, sono stati tutti momenti intensi e importanti. E poi credo anche un po' dei percorsi per far sì che la crisi economica non pesasse così tanto sulle famiglie dei nuovi cittadini, e credo che questo forse è il risultato più importante. Assessore, lei ha parlato di nuovi cittadini, nuovi trentini. Il vocabolario che viene adottato di fronte al fenomeno migratorio non rappresenta un dettaglio, ma invece rappresenta un segnale importante di quello che è più in generale l'approccio, la visione del fenomeno. Ecco, il Trentino in tal senso può diventare veramente laboratorio per una nuova visione appunto dell'immigrazione, del contributo che i nuovi cittadini danno al nostro territorio. L'immigrazione è un fenomeno che, se condotto nel modo giusto, è una ricchezza per tutto il paese, è una ricchezza per la società, di cui poter arrivare a dire la persona è al centro, che è il secondo dei pilastri del piano convivenza, il terzo, la persona al centro, vuol dire che uno possa arrivare a dire sono albanese trentino al 100%. E quindi sentirsi pienamente trentino e pienamente orgoglioso di appartenere a una cultura, a una storia che viene da un'altra parte. Questo fa sì che tutto il Trentino possa vivere la propria dimensione di autonomia come apertura sul mondo, e questo facilita gli scambi, facilita l'economia, facilita la crescita culturale. E dall'altro, che chi proviene da un altro paese, ha una sua storia, possa creare nuovi ponti tra il Trentino e questo paese. Quindi i nuovi cittadini diventano davvero veicolo per un domani più aperto, per un futuro meno chiuso, meno ristretto dentro il nostro territorio e più sul mondo. Assessore, stiamo registrando questa intervista nello studio che Cinform utilizza per il proprio TG Web, uno dei principali strumenti appunto di comunicazione del Cinform. Qual è l'importanza della rete fra i soggetti istituzionali che a vario titolo si occupano di immigrazione, istituzionali e non, tra i quali appunto il Cinform? Qual è l'importanza di questa rete di fronte al fenomeno migratorio? È fondamentale, pensiamo dalla solidarietà internazionale alle pari opportunità, poi tutte le competenze degli altri assessorati, il potersi scambiare informazioni, essere strumento per diffondere in varie lingue, quindi anche a chi non ha ancora una conoscenza della lingua italiana ai più alti livelli, poter avere accesso a tutte le informazioni che vengono dalle varie componenti della provincia. Questo è senz'altro essenziale. In occasione delle festività si traccia appunto un bilancio, come abbiamo fatto, circa l'anno che va a concludersi, ma le festività sono anche un'occasione per parlare di quelle che sono le ambizioni e i programmi per l'anno che sta per arrivare, e con una visione di lungo periodo anche per l'intera legislatura. Quali sono nel breve, quindi nel lungo periodo, i programmi e le ambizioni? Intanto, a brevissimo termine, concludere il percorso della regolarizzazione delle badanti. Diciamo che anche in questo, rispetto ad altre realtà italiane, Cinform ha operato assieme alla questura e agli uffici del lavoro, ha portato davvero dei risultati straordinari. Vorremmo concluderlo entro pochissime settimane.
e poi poter arrivare a implementare il rapporto tra le associazioni di nuovi cittadini e le associazioni del volontariato classico del Trentino, e quindi un'interazione sempre maggiore, una compartecipazione sempre maggiore, e poi poter arrivare a progetti più specifici sempre sulla lingua italiana, sulla conoscenza della cultura trentina, dei modi di vita trentini nelle nuove associazioni. La linea politica del suo assessorato naturalmente è condivisa dall'intero governo provinciale. Significativo è stato in tal senso l'intervento del presidente della giunta Lorenzo Dell'Ai nel recente incontro con le associazioni di immigrati che vivono in Trentino. Il presidente ha parlato di un'autonomia dinamica, non arroccata su se stessa, ma anzi aperta al contributo che le nuove culture possono dare per l'evoluzione dell'identità stessa della nostra autonomia. Un segnale significativo per il suo operato. Sì, è stato un passaggio determinante. Il discorso che ha fatto il presidente Dell'Ai ha segnato e ha messo dei punti fermi, punti di non ritorno chiamerei io, e credo che questo sia davvero importante e sia un auspicio per poter continuare a lavorare come abbiamo fatto in quest'anno. E poi da qui, direi da quell'incontro che tanto ha segnato, credo che anche il presidente abbia sentito la vicinanza delle associazioni e quanto le associazioni di nuovi cittadini stanno facendo per il Trentino. Di fronte a un panorama che vede sempre a rischio la convivenza, dove basta un qualcosa dei mezzi di comunicazione per far scattare conflittualità, il lavoro che qui stiamo facendo con Cinformi è un lavoro che va nella direzione opposta, va nella direzione di costruire, di mettere dei mattoni solidi, e contiamo tantissimo su questo. In vicinanza un po' delle feste, del Natale, del tempo di Natale in particolare, vorrei concludere con una riflessione che va al di là della discussione sui crocifissi e sui presepi, che vuole vedere porre l'attenzione su alcuni passaggi, su Giuseppe e Maria che sono senza casa, senza tetto, riescono a trovare alloggio in una grotta, in un ambiente adibito ad animali, e poi li vediamo rifugiati politici in Egitto, devono fuggire alle persecuzioni, e quindi assieme a soprattutto in questo tempo di Natale dove si ricorda la Sacra Famiglia nei vari momenti, in particolare nella sua fuga in Egitto, un augurio e una vicinanza a partire proprio dai rifugiati politici, da quelli che condividono quel passaggio, dai senza tetto, e poi a tutte le persone che vengono a vivere il Natale magari lontano da casa, che possano trovare un po' di calore qui in Trentino. Auguri, buone feste.